Un minuto con Padre Pio dalla chiesa del convento dei frati minori cappuccini di Foggia a Sant'Anna, un luogo che nel 1916 accolse Padre Pio e in questo periodo accoglie anche noi per raccontarvi la sua storia. Oggi il diario di Padre Agostino ci racconta qualcosa di struggente. Già nelle scorse giornate vi abbiamo detto che in questo periodo dal 31 al 33 è definito dagli storici e dai biografi come la segregazione di Padre Pio da Pietrelcina. Cosa accadeva in quel periodo? Ce la racconta Padre Agostino nel suo diario. Nella giornata del 12 giugno del 32, quindi era già passato un anno da questa segregazione. Ho potuto conferire a lungo con Padre Pio. Fisicamente l'ho trovato benino, moralmente sempre provato con la solita prova che come una spina è inchiodata nell'anima, ma col divino aiuto tira innanzi, il cielo tace ed egli vive sempre di fede e di speranza, spesso tormentato da un pensiero che dice: mi salverò? Si vede bene che Gesù lo mantiene nella santa umiltà e questo è un argomento del suo animo buono. È sempre rassegnato sotto la pena della prova che è cominciata lo scorso 11 giugno. Ecco, era passato un anno da quel momento in cui venne segregato da ogni tipo di situazione e poteva celebrare solo ed esclusivamente nella cappellina interna del convento. Il padre prega, calmo, rassegnato, attendendo, e gli dice: l'ora di Dio, pronto a tutto, anche se quell'ora dovesse perdersi nell'eternità. Ho potuto assistere alla Santa Messa, dice, nella cappellina interna del convento. Chi serve la messa chiude l'uscio di dietro in modo che poi nessuno può più entrarvi. Così Padre Pio osserva scrupolosamente l'ordine del Sant'Uffizio. Quella mattina la messa durò un'ora e 35 minuti, il memento dei vivi 25 minuti, quello dei morti 15 minuti. Dopo la comunione delle sacre specie, del pane, durò quasi 20 minuti. Durante la messa piangeva e si vedeva proprio trasformato. Dopo, nel colloquio avuto, mi disse: anche durante la Santa Messa bisogna andare avanti proprio a forza, con le tenaglie. Dio mio, che tormento! Così scrive Padre Agostino, che in quella giornata ebbe la possibilità di stare, di essere presente durante la messa di Padre Pio. Gesù tiene il caro suo servo nella prova dell'umiltà e della desolazione.